Non vedo niente, raga. Oggi iniziamo il vlog dal balconcino dell'appartamento sopra Dubai Marina. C'è una bella luce forte, sto prendendo un pochino di sole. Devo dire che questo balcone veramente è quello che mi ha fatto dire ok, resto a Dubai, proprio perché c'è sto balcone che c'ha questa luce perfetta. Quindi tra praticamente le 12 e le 4 del pomeriggio io posso prendere un po' di sole, che ci sta. Non è la stessa cosa come stare in spiaggia, ma ci sta. Vi faccio vedere la spiaggia, in realtà è veramente vicinissima. C'è l'acqua che è super limpida, però non possiamo andarci, come vedete. Si vede anche lì un piccolo scorcio. Queste sono tipo le torri, questo mi sembra, quello lì è il Hilton, questo è il Marriott Delta Hotels e questa è un'altra torre di appartamentini con le piscine. Hanno riaperto tutto, ma le piscine non vanno. L'unica cosa un pochino che non è il massimo è che praticamente sta strada ci stanno un sacco di macchine che ci vengono e ogni ora ci stanno un paio che fanno certe sgommate, ragazzi. Ferrari, Lamborghini, si vede veramente di tutto. E questo invece è il Marina, e io praticamente ogni sera esco verso le 9 e mi faccio i miei 5-10 mila passi camminando per tutto in Marina. E devo dire che Dubai, le mie impressioni quali sono state? Dopo che sono stato qua 3 mesi, magari posso un attimino parlarne. C'è meno gente di quello che uno magari potrebbe pensare in giro. È veramente un mix tra America, quindi tutti in macchina, grosse distanze. Infatti appena lì fuori ci sta un'autostrada là dietro. Praticamente tutti in macchina e c'è poca gente che cammina. Ha senso perché comunque fa un sacco veramente caldissimo di giorno, cioè adesso comunque saranno 35 gradi col sole che cuocente del deserto, quindi è un pochino strano. Diciamo, a me piace, non è male. Ci sono tipo delle zone dove la gente fa le cose, dove ci sono i bar, non lo so, dove c'è, uno si può un pochino radunare, ma è molto più simile all'America rispetto all'Europa. Quindi per noi europei che siamo abituati a uscire, fare gli aperitivi, soprattutto per noi italiani, alla fine io stando in Spagna siamo molto simili come stile di vita, diciamo, quello manca. Il fatto di essere insieme in una comunità manca un pochino. Yes. E che dire, non sapevo cosa vloggare, ragazzi, nei giorni passati, perché facciamo sempre la stessa cosa. Lavoriamo di giorno, stiamo chiusi in casa. Lo so, so che voi mi dite che non è un problema, però a me dispiace fare sempre dei vlog che siano uguali e magari sono un pochino boring o noiosi da rivedere. Comunque, vediamo se posso fare un piccolo physique update, perché la luce non è nemmeno così male. Stamattina mi sono svegliato a 72.3 kg, anche ieri 72.3 kg. È il mio low weigh in, il mio peso per ora non sta scendendo sotto di quello, ma sono sicuro che nei prossimi giorni ce la faremo. Oh, ci siamo? Questo è il mio fisico attuale, un po' meno grasso secondo me, però vedete, quando faccio così c'è ancora questo da togliere, però ecco, non mi sento, né mi vedo malissimo. Fatemi sapere voi cosa ne pensate. Detto questo, faccio questi ultimi 20 minuti al sole per un po' di vitamina D e poi mi rimetto a lavorare un pochino, provando a prendere una thumbnail. Raga, facciamo un po' un saluto a Sammy che in questi giorni sta lavorando un casino. Come stai? Cosa? Stai vloggando? Sì. Dai. Ho deciso di vloggare. Hello. Come va? Va bene. Che stai fa? Sto editando adesso. Il tuo 10K challenge. Il mio 10K challenge. Sammy, praticamente per concludere la dieta. Sì, per concludere la dieta ho deciso di fare sta cazzata di mangiare 10 calorie in un giorno. 10.000. Se volete sapere com'è andata, passate al mio canale. Dai, e quindi Sammy ha smesso la dieta. Sì, sì, mi sono rotto. Ragazzi, sono le 5:30, giunta l'ora dell'allenamento, ho lavorato un pochino e poi provo sempre ad allenarmi più o meno alla stessa ora, che non solo ci sta il beneficio nel senso in termini corporei, cioè praticamente bioritmo del corpo che quindi si abitua a allenarsi, a riscaldarsi, a spingere molto lo stesso orario, quindi se potete allenatevi sempre allo stesso orario, e in più semplicemente in termini pratici funziona. Io mi alleno adesso, il sole sta scendendo così fa un pochino meno caldo e poi dopo di me si allena Sammy. Facciamo un po' di spalle oggi e inizio con una shoulder dumbbell press unilaterale, quindi un po' una sorta di sumo unilateral press, e l'ho fatto perché avendo i dischi o costruisco due manubri separati o usavo il bilanciere. Questa volta invece ho deciso di mettere tutto su un manubrio, così che pesa di più e dovrei diventare un range 12-15 rep. E sì, la prima volta lo faccio, già lo sento bello, bello forte, faccio il secondo set. Thank you.
E ragazzi, mentre recupero col set, che più o meno faccio un minuto e mezzo a due minuti di pausa, con le rep molto più alte solitamente riposo solo un minuto, così che faccio più stress metabolico rispetto a tensione meccanica. Ma adesso con questo peso, che è abbastanza buono per fare anche un sovraccarico, facciamo due minuti di pausa, un minuto e mezzo, due minuti. Domanda che ricevo spesso: secondo me, se adesso sarebbe intelligente, se si può a livello economico, prendere una piccola home gym o farsi crearsi praticamente un setup a casa tra bilanciere, manubri, panca. Io lo straconsiglio, perché le palestre, è vero, apriranno, però apriranno con un ritmo un pochino strano, con una sorta di prenotazione, sistema strano, magari ti fanno pagare a volta, non si è ben capito. Quindi se potete economicamente, se volete fare questo investimento, fatelo. Vi serve solamente un rack, una panca, bilanciere e manubri, e state al completo. Potete anche fare solo con bilanciere e manubri e comunque allenarvi bene in casa, quindi se potete ve lo straconsiglio. Qua il fondamentale del movimento, se volete mettete questa mano a prendere qua, così che siete fissi, contraete bene glutei e addome, così che creiamo una base fissa da cui spingere. Full ROM, controllate bene tutto il movimento. Io metto di qua, così guardo Dubai. Buono. E se avete notato, con questi movimenti di overhead respiro prima di fare la rep, quindi faccio, blocco l'aria e faccio la ripetizione, crea un po' più di stabilità. Provateci, che la respirazione è molto importante, uno non ci pensa, ma è un aspetto che alla fine è fondamentale, perché se no, invece di fermarvi al cedimento muscolare, vi fermate al cedimento cardiovascolare quando non riuscite più a respirare. Quello è un errore che vedo spesso. Ok ragazzi, secondo esercizio per le spalle sarà semplicemente un lateral raise, ok? Per colpire il deltoide laterale fino a un certo punto, anche quello posteriore. E qua la cosa essenziale è capire che ci sono diversi modi per farlo, ok? Si può fare con peso minore, movimento ipercontrollato e ROM un pochino più accorciato per mantenere la tensione sul deltoide laterale, oppure usare un pochino più di carico, un po' più di slancio, un po' più di ROM, e quindi non solo fare il deltoide laterale con questa porzione, ma anche iniziare ad includere un pochino di trapezio, ok? Quello che faccio, non sto dritto completamente, sono un attimino curvo, così che il capo che sta più in alto, che sono il deltoide laterale e il posteriore, prendono un pochino più enfasi. Praticamente il capo che sta verso l'alto è quello che prende più forza. Un movimento comunque controllato. E un pochino di slancio va bene. Mi raccomando, dirigete con i gomiti, non con le mani. E quando non riuscite più ad arrivare allo stesso ROM, è lì che finisce la serie. Ok, eccomi qua, fallito. E poi una cosa che faccio con i carichi più leggeri adesso, come tecnica di intensità, non dovete farlo per forza, ma diciamo se siete più avanzati, è supersettare quell'esercizio con invece una upright row con i manubri, tirata al mento con i manubri ovviamente. Anche qui fondamentale dirigere col gomito, non con le mani. Questo l'ho mostrato su Instagram una settimana fa, quindi se non state seguendomi là e volete un po' di tips, andate a seguirmi lì. Mi sento piccolino, sfiacco, ma è normale ragazzi. Sto verso la fine della definizione, per chi stava facendo la Transformation Challenge con me, siamo negli ultimi 30 giorni, quindi non mollate adesso. Mettete il piede sull'acceleratore, buttate giù quell'ultimo grasso, che fa 30 giorni richiedo tutte le trasformazioni. Ci tenevo solo a farvi vedere un attimino il fisico. Aspetta che apro qua. Ecco il pump sulle spalle, che per me è la zona che veramente si definisce prima. Facciamo un attimo physical update. E raga, ci tengo veramente a farvelo vedere, non per vantarmi, perché guarda che io non sono per niente felice del mio fisico. Non sono né dove sono arrivato, questo decisamente è solo parte del percorso. Voglio diventare più grosso e più definito. E
sono anch'io insicuro, non sono al 100% per il colpo fisico, non penso di sapere tutto. Io sono qua e provo solamente a darvi dei consigli per provare a migliorare il vostro allenamento, per evitare di farvi perdere tempo come ho fatto io purtroppo in passato non sapendo le cose. Quindi io condivido con voi le informazioni e so che il 99% di voi le apprezza e le usa anche per questo motivo e che vi sono utili. Poi ci saranno sempre quelli che commentano: ah, sei piccolo, ah, non sai niente di qua, di là, non sai cosa fare, bodybuilding è... senza capire che non è una competizione. Io sto qua provando solamente a darvi degli spunti, non ho il fisico migliore assolutamente, ma la cosa importante è una progressione continua. Io ogni giorno provo a migliorarmi rispetto al me di ieri. Finito qua l'allenamento per oggi, raga, e questo è veramente l'orario migliore per allenarsi e per stare fuori a Dubai, perché la temperatura cala, quindi c'è un po' più di venticello, un po' più fresco. Faccio vedere tutta la gente che sta lì sotto, non so se riuscite a vedere che cammina, e questo è proprio il golden hour, praticamente diventa tutto oro dorato proprio perché ci sta in fondo il sunset del sole, il sole che scende. Quindi sì, golden hour a Dubai veramente resterà per sempre in testa mia, perché è stupendo, bellissimo. Ragazzi, siamo giunti come al solito al momento della parlata post workout, che è quando ho le endorfine nel corpo e mi sento che posso parlarvi easy peasy, più tranquillamente. Infatti vi ringrazio di cuore, state qua ancora guardando, che veramente io, scusate, pulisco la lente. Nell'ultimo periodo, non so, mi sono sentito molto più normale, molto più sciallo a filmare i video, ed è veramente grazie a voi. So che in passato, che ne so, non è che mettevo una persona, ma un sacco di youtuber fanno: ciao, benvenuti, facciamo questo, e io non sono proprio una persona del genere, sono molto più tranquillo, quindi devo semplicemente essere me stesso sui video e essere tranquillo, e apprezzo tutti voi che lo capite, vabbè. E un grosso cambiamento, che non sono i capelli, battutona, non sono i miei capelli, ma il grosso cambiamento è che ho pensato finalmente, cioè da anni che penso a questa cosa, ma adesso ho deciso che è giunto l'ora di farlo e spero di avere tutto il vostro supporto, che il canale principale mio, Da Muscoli a Vita, lo cambio al mio nome, Giulio Ramazio. Prima che impanicate, è successo un casino anche quando Student Aesthetics Marine ha cambiato il suo nome. È molto importante, dopo due anni e mezzo di un brand, cambi nome. Oddio, che succede? Solo per un motivo: Muscoli a Vita sarà sempre Muscoli a Vita, ci sarà sempre un canale Muscoli a Vita informativi che linko qua sotto in descrizione, andate a iscrivervi, lì metto esclusivamente contenuti informativi sul fitness. Quindi se state qua per quello, andate al canale Muscoli a Vita informativi qua sotto, Scienza del Fitness, e questo canale lo trasformo nel canale Giulio Ramazio. È il mio canale, voglio aprirmi molto di più con voi, voglio parlarvi non solo di muscoli a vita, fitness, vi voglio parlare dei libri, voglio parlare del mindset, vi voglio parlare degli altri progetti, di Kaizen. Mi è veramente sorte, perché ho pensato, cioè, abbiamo fatto Kaizen, ho sviluppato Kaizen, ma pensavo, quando è che diventa troppo Kaizen e poi la gente che si è iscritta solo per il fitness si rompe le palle, capito in che senso? Quindi per non avere questa confusione, questo è il mio canale principale, sarà Giulio Ramazio, ok? In cui posso parlare apertamente non solo di fitness ma anche della mia vita. Il fitness sarà il 90%, questo è sicuro, perché è la mia passione principale, ma voglio parlarvi dei progetti, voglio fare altri video che non lo so, che magari vi posso dare un po' di spunti su dove ho sviluppato il mindset, quello che mi ha aiutato nel mio percorso, parlare magari dell'università in Inghilterra, queste cose qua. Fatemi sapere, raga, io spero di avere il vostro supporto in questo, siete dei grandi, quindi penso che mi supporterete. Se volete esclusivamente contenuti fitness, Muscoli a Vita informativi, qua sotto vi lascio il link, e il mio canale cambia a Giulio Ramazio. Clickbait questo o non clickbait? Mi dà che è un grosso cambiamento, io c'ho un po' di paura. Ero molto eccitato, da 2 anni che ci penso a farlo e non l'ho mai fatto. È venuto il momento, spero nel vostro supporto, vediamo come va. Penso che sono meno impaurito solo perché è dopo l'allenamento, quindi sto tipo rilassato, con le endorfine nel corpo. Però stamattina quando stavo pensando a dirvelo stavo tipo oh cazzo. Raga, mi supportate? Giulio Ramazio. Boh, sono messo sulla home page di YouTube. Se esce Giulio Ramazio è meglio che Muscoli a Vita. Cioè, Muscoli a Vita è il mio movimento, la nostra community, ma è molto sul fitness. E io invece vorrei raggiungere anche gente che non sono solo fitness, per farli appassionare al fitness. Però magari, non lo so, se scrivo 3 libri che hanno cambiato la mia vita e arriva il canale Muscoli a Vita, boh, mi sa che comunque l'ho cambiato ormai. Mi fate sapere la vostra nei commenti. Va bene, questo era il grosso cambiamento. It's time for a diet Pepsi. Oh,
so satisfying. La dai, è perso di Sammy. Comunque Sammy, ho detto qualcosa nel video che tu ancora non sai e che scoprirai quando editi. Quindi quando editi, zii, ci devi far sapere cosa ne pensi. Ok, zii? Ci fai sapere? Va bene. Non sono sorpresissimo perché ne avevamo già parlato tanto in passato, quindi questa notizia per me è abbastanza... ci sa, però lo sapevo. Ne avevamo già parlato tanto in passato, quindi sono contento. Ok, raga, almost time to go to bed. Mi sembra che oggi abbiamo solamente fatto physique updates, quindi mi dispiace se vi ho fatto vedere un po' troppo physique update, ma più ci avviciniamo alla data e più... non lo so, più divento vanitoso, è un pochino bodybuilding, no? Mi voglio vedere meglio, mancano solamente 4 settimane, quindi più mi avvicino, più spero di notare cambiamenti col mio corpo. Io sto per andare a dormire e questo è il mio physique. Mi sento bello leggero e bello svuotato. Eccomi senza pancrega. Ah sì, si perde per forza, si perde size. Si perde sicuramente volume, è normale. Le gambe un pochino entrano le striature anche qua, non sono grandi, infatti dovrei veramente lavorarci quest'anno. Ecco, this is the physique. Vediamo un po' dove arriviamo. Io vado a dormire. Raga, io sto per andare a dormire. Ho pensato di finire con una Kaizen chat un pochino diversa, quindi se siete arrivati qua, raga. Si vede? No, cazzo, non si vede. Kaizen. Domani vi parlo un pochino di costi, perché domani devo mettere il primo pagamento per la maglietta, la drop shoulder, che praticamente l'abbiamo finalizzata nell'ultimo, più o meno nell'ultima settimana abbiamo finalizzato la drop shoulder, e quindi quella sarà sicuramente la maglia che proviamo a lanciare. Se voi andate su www.kaizenatletica.com vedrete che ci sta il countdown, e quello è il giorno in cui proviamo a lanciare la drop shoulder, quindi domani quando faccio il pagamento vi parlo di quello. Oggi invece volevo parlarvi del fatto che quando uno inizia, ad esempio noi, a fare questo Kaizen, non sappiamo esattamente quante persone vogliono comprare, ok? Di conseguenza dobbiamo iniziare con un investimento sicuramente più basso. Io voglio iniziare con 100 pezzi per maglietta, quindi con la drop shoulder ci saranno 100 pezzi per testare un attimino la domanda, no? E vedere come va. Idealmente sarebbe una bomba se tutti voi vi supportate e we sell out, facciamo tutto sold out, ma comunque voglio sempre iniziare da piccolo per non investire troppi soldi in una cosa che poi magari non funziona come volevo, come speravo, o magari è meno grande di quello che potrebbe essere. Quindi iniziamo così, e di quei 100 pezzi chiaramente uno deve poi pensare alle taglie. Ok, perché tu di 100 pezzi devi ordinare un tot di S, un tot di M, un tot di L, un tot di XL. E ieri ho chiesto appunto su un post a voi di lasciare su Instagram questo, a voi di lasciare la vostra taglia, così che posso più o meno giudicare quante ne devo ordinare. Perché la cosa terribile sarebbe, dato che non abbiamo dei dati, no? Poi per i prossimi lanci è più semplice, ma proprio adesso che non abbiamo nessun benchmark, metti che ordino, che ne so, 50M, 30S e 20, metti L, metti. E poi però, che ne so, 70 di voi vorrebbero la M e solo 10 la S. Poi, capito, ci sta la cosa che gente che voleva la M non la può prendere e ci stanno troppe S. Quindi per evitare di fare questo ho fatto il post e ho chiesto tutte le taglie, e adesso abbiamo più o meno un breakdown che sicuramente non è iper accurato, però è probabilmente più preciso che se non l'avessimo fatto e se fossi andato solamente mente per mente. Quindi sì, Kaizen, sicuramente lanciamo la maglia. Se non riusciamo a fare il resto vi faccio sapere, e magari faremo un primo lancio mese prossimo e poi un secondo lancio molto più grande, se va bene, più in avanti. Non mi va di affrettare le cose per quello. La qualità della drop shoulder è pazzesca, quindi quella sono contento di mettere il mio nome dietro, sono contento di farlo il primo prodotto di Kaizen, però per le altre cose non voglio affrettarmi, voglio avere calma, fare tutti i cambi che devo fare senza la pressure di dover per forza di cosa lanciare in una data specifica. Quello è l'update da parte mia. Ragazzi, state ancora guardando, vi apprezzo un casino, sono un po' low energy. Più si va in avanti e meno energia ho, però è quasi finito e voglio veramente arrivare nella migliore forma di sempre. Detto questo, io vi saluto, vi mando
un bacio, un abbraccio. Vi ringrazio come sempre di tutto il supporto. E noi ci vediamo in the next video. Nel prossimo video, raga. Lasciateci un like. Yeah. Ciao, raga.